Oggi ti racconto. Ciao a tutti da Elena e benvenuti a Oggi ti racconto. Vi leggerò un'altra di queste brevissime favole di Esopo con la loro morale spicciola e che trasmettono messaggi di valore universale. L'aquila e lo scarabeo. Un'aquila dava la caccia a una lepre e questa, in mancanza di qualcuno che potesse aiutarla, appena vide uno scarabeo, l'unico essere vivente che la sorte mettesse sulla sua strada, lo supplicò di soccorrerla. L'insetto le fece coraggio e quando vide l'aquila avvicinarsi, si mise a pregarla di non portargli via la sua protetta. Ma l'aquila, piena di disprezzo per le sue piccole dimensioni, divorò la lepre sotto i suoi occhi. Da quel momento lo scarabeo, memore dell'offesa ricevuta, prese a sorvegliare giorno e notte i nidi dell'aquila e, ogni volta che quella deponeva le uova, librandosi in alto, le faceva rotolare finché non si rompevano. Infine l'aquila, perseguitata dovunque, si rifugiò da Zeus, si tratta infatti di un uccello a lui sacro, e lo pregò di procurarle un luogo dove potesse covare in piena sicurezza. Zeus le permise di deporre le uova nel suo grembo, ma lo scarabeo, che aveva visto ogni cosa, formò una palla di sterco, si alzò in volo e quando fu sopra il grembo del dio, la lasciò cadere. Zeus volle scuotersi di dosso lo sterco, ma appena si alzò, inavvertitamente fece rotolare via le uova. Dicono che da allora, nel periodo dell'anno in cui vivono gli scarabei, le aquile non covano. La favola insegna a non disprezzare nessuno, poiché non vi è chi sia tanto debole da non potersi un giorno vendicare se offeso. Grazie per l'ascolto e arrivederci a tutti. Ciao! Oggi ti racconto.